Ogni volta che filmo in questa posizione c'è più casino dell'ultima, qua c'è tipo tutta la roba. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io non so se questa sarà la postazione futura, però mi piace stare davanti alla finestra, mi piace troppo. E quando quel muro sarà completato e non sarà più pieno di robe, avrà più senso. Allora, oggi volevo fare un preferiti del mese, cosa che non faccio da tipo 10 anni, non che io 10 anni fa facessi dei video, ma è passato molto tempo e non so perché, ma questo mese mi sono resa conto di avere un sacco di cose preferite, quindi mi sono detta perché non fare un video dei preferiti, quindi ecco i miei preferiti di ottobre. Allora, vorrei partire parlandovi di un libro, questo, che non si vedrà molto perché è tutto iperilluminato, che è un libro che mi ha prestato un amico mesi fa e per molto tempo l'ho lasciato lì abbandonato perché non me la sentivo di continuarla, perché è una storia piuttosto intensa, però ho deciso di riprendere. Adesso mi sto impegnando per leggere un pochino tutte le sere prima di andare a dormire e veramente ogni volta che mi ci immergo è veramente tanto tanto amore, è una storia d'amore tra due uomini in particolare, ed è qualcosa di incredibile, cioè nel senso, appunto, è scritto in un certo modo e ha un certo grado di profondità e quindi di pesantezza, per cui non è super mega digeribile come potrebbe essere un libro più semplice, diciamo. È comunque relativamente tosto per quello che uno potrebbe pensare di una storia d'amore, però ecco, ve lo consiglio tanto se volete leggere una cosa un po' diversa dal solito e sentire tanti feels. Poi un mio amico, quando mi sono trasferita, mi ha portato un po' di tè, di confezioni di tè differenti, tra cui una di cui mi sono innamorata, sono andata a comprare il pacchetto vero e proprio perché era troppo buono e l'abbiamo già finito. Adesso qua non si vede niente perché è tutto iperilluminato. È allora camomilla aromatizzata, miele e vaniglia della Twinings, e veramente io e Alberto beviamo soltanto questo, è veramente un mese che colazione, pranzo e cena praticamente viviamo di questo. E devo andare a comprarne una nuova perché mi manca, cioè gli altri tè a confronto non sono nulla. Poi vi volevo parlare di due youtubers che in realtà seguo da un po' di tempo, però tipo l'ultimo mese mi ci sono ossessionata ancora di più proprio perché sono tornata nel mondo del bullet journal, come avete visto dall'ultimo video, e sono Cheyenne Barton e Jordan Clark. Spero di averle dette bene, vi lascio comunque il link ai loro canali qua sotto. Sono due ragazze che si occupano appunto principalmente di cartoleria, bullet, DIY, cose di questo tipo, ma lo fanno con un tipo di estetica, con un talento, con una competenza, con una poesia tale che veramente le amo, cioè io vorrei riuscire a fare le cose come loro un giorno, proprio a livello di come filmano le cose, di come riescono a rendere il loro mondo interiore su carta, non so come dire, mi piacciono veramente tanto tantissimo, e quindi ecco, volevo svelare il mio amore per loro in video. Tra l'altro mi sono dimenticata di cambiarmi, io sono in pigiama. Poi vi volevo parlare di tre documentari che ho visto questo mese, perché appunto sapete che mi piacciono i documentari, però era da un po' che non ne guardavo e questo mese mi ci sono presa bene ancora di più e ne ho visti tre. Allora, il primo è Minimalism, se mi ricordo bene il titolo, e parla di minimalismo. Appunto, sono questi due tizi che si fanno chiamare i The Minimalist, credo, hanno anche scritto un libro, bla bla bla, e parlano appunto della loro vita una volta che hanno deciso di semplificarla, di avere meno cose, eccetera. E secondo me è veramente veramente interessante. Questo è un documentario che consiglio proprio per il bene del vostro spirito, perché non è che parla semplicemente in modo concreto del dovete avere meno cose, parla veramente di perché siamo così influenzati da quello che vediamo, da continuare a comprare per colmare questo vuoto senza poi farcela mai, e quindi, non lo so, è veramente spirituale, cioè è proprio una riflessione che secondo me vi può veramente aiutare, non lo so, a fare veramente più spazio per trovare il vostro spazio, è speciale, guardatelo veramente. Su tutta altra linea ho visto il documentario di Demi Lovato, che tra l'altro trovate su YouTube, se lo ritrovo vi lascio il link qua sotto, mentre l'altro lo trovate su Netflix, e anche se il terzo di cui vi parlo lo trovate su Netflix. Comunque, allora, col di Demi in realtà io non volevo vederlo perché era tardi e mi sono detta no dai Shanti, devi andare a dormire, però ho cominciato a vederlo e non mi sono più fermata, è veramente una cosa. In realtà conoscevo già più o meno la sua storia perché comunque ne ha parlato già in altre interviste eccetera, però questo è veramente un documentario che fa bene al cuore, vi fa sentire empowered, vi fa veramente rendere conto che nonostante le difficoltà più grandi uno possa vivere, può ritrovare, non lo so, ma il modo di vivere meglio davvero, senza mai magari curarsi fino in fondo perché ci sono ferite che secondo me ci porteremo sempre addosso, però riuscire nonostante questo a dance in the rain, nel senso che nonostante i temporali e le difficoltà
realtà uno può riuscire comunque a andare avanti e raggiungere anche dei successi, come appunto nel caso di Demi. Se la conoscete però anche non per forza, se siete sensibili un po' appunto a questi temi, lei ha sofferto di tossicodipendenza, disturbi alimentari, depressione, vi consiglio la visione perché vi farà sentire veramente molto rinforzate alla fine e pronti ad andare contro i vostri ostacoli. Mi hanno chiamato per un'intervista radio e adesso mi sono persa e non so più che cosa stavo dicendo. Allora sì, il terzo documentario è una cosa anche qua completamente diversa dalle altre due ed è qualcosa che consiglio ai maggiori di 18 anni visto il tema. Infatti si chiama After Porn Ends. In questo caso ho visto la parte 2 perché avevo già visto l'uno, ce ne sono due, e in pratica parla della vita dei pornoattori e pornoattrici una volta che hanno terminato la loro carriera e appunto quello che riescono a fare dopo, perché comunque il futuro di una persona che fa un lavoro del genere viene molto condizionato avendo lavorato in un'industria che comunque non è proprio un'industria a caso, cioè potrebbero esserci pregiudizi da parte di nuovi datori di lavoro, cose del genere, e l'ho trovato molto molto interessante. È un mondo che trovo sarà veramente sempre super affascinante e mi piace avere un punto di vista interno su appunto che cosa succede in realtà. E per esempio, non so, ho intervistato questa donna di cui non ricordo il nome, però anziana, avrà avuto tipo non so 80 anni, e sentirla parlare del fatto che da giovane faceva questo lavoro fa così strano e ti mette veramente in prospettiva. L'ho trovato super interessante e quindi vi lascio tutti i nomi e i link e le cose qua sotto in caso vogliate andare a vedere. Poi parliamo di telefilm e non posso non citarvi il mio grande amore. A me non capita così spesso di innamorarmi di serie a questo punto, proprio a livello da ossessionarmici, però Victoria, oh mio Dio, chi mi segue su Twitter, poverini, cioè lo sapete già, non so se su YouTube ne ho parlato abbastanza, però Victoria è veramente diventato uno dei miei telefilm preferiti in assoluto, e non so perché, perché non è che sia fatto stramega bene, che dici wow, serie della vita, però ha avuto qualcosa, ha avuto un impatto su di me, forse era la serie giusta al momento giusto, avete in mente quando capita questa cosa? E non lo so, adesso è finita la seconda stagione e comunque non riesco a smettere di pensarci e sto pensando di fare un rewatch totale, cosa che io non faccio mai. Mi sento proprio invested, cioè mi ha proprio catturata, e c'è da dire che nella seconda stagione c'è questo amore gay che mi ha molto presa in particolare, e questo ha anche condizionato probabilmente il mio coinvolgimento. Comunque ve lo consiglio tantissimo, se vi piacciono le serie in costume guardatelo, ditemi qua sotto cosa ne pensate e ossessionate con me. Vi vorrei citare anche un'altra serie che è da un paio di mesi che è cominciata la seconda stagione e trovo uno dei rari casi in cui la seconda stagione è migliore della prima. La prima era ok, però questa seconda mi sta piacendo proprio tanto e sono sempre ansiosa di, non so, pranzare guardando la puntata perché appunto mi mette di buon umore, e si chiama The Good Place, è con l'attrice che faceva Veronica Mars, Kristen Bell, e in pratica parla di lei che finisce in paradiso e però non dovrebbe starci in paradiso perché lei non è stata brava durante la sua vita, e quindi c'è tutta questa storia del paradiso e di lei e di questi personaggi un po' strambi, e non lo so, è carina e mi mette di buon umore. Poi vi vorrei parlare di make up, andiamo a prendere le cose. Allora, ultimamente mi è arrivato un pacchetto bellissimo, adoro ricevere trucchi in regalo, ma come qualsiasi persona probabilmente, e vi voglio parlare di Huda Beauty. Non ne parlo, non è sponsorizzato assolutamente, sono semplicemente due prodotti dei vari che mi hanno inviato che veramente uso ogni volta che mi trucco praticamente. Questi sono degli illuminanti, non si vedrà niente con questa luce, io uso sempre questo che è Santorini, mi piace tantissimo. Adesso sono stra illuminata dalla finestra quindi probabilmente non vedete molto la differenza, però uso sempre questo illuminante e spesso mi chiedete quale rossetto indosso e ultimamente è sempre questo. Adesso io non so se c'è anche, probabilmente c'è anche la size normale, questo qua è piccolino. Allora è un liquid matte nel colore Venere, e veramente mi piace tantissimo, è quello che ho addosso adesso perché lo metto sempre, io sono sempre alla ricerca di nude perfetti. Questo mi piace tantissimo. I rossetti di Huda Beauty hanno veramente un feeling, una texture stranissima, cioè la prima volta che li ho messi mi sono detta che cos'è questa roba, sono un tipo liquidi, però una volta che ti abitui e che capisci come dosarlo, come farlo funzionare, cioè sono fantastici, mi piacciono veramente tanto. Ma questo in particolare, questo colore, lo metto sempre, quindi niente, visto che me lo chiedete e vi ricito è perché non potevo non farlo, ce l'ho sempre addosso. Poi tra le varie cose su cui mi ossessiono c'è il cibo, nel senso che quando io faccio un piatto che scopro che mi piace tantissimo e che mi riesce bene, lo faccio tutto il tempo, cioè veramente tutto il tempo, cioè tipo tutti i giorni, o un giorno sì un giorno no. E ultimamente che cosa ho fatto? Oltre alla mia classica zuppa, che vabbè, chi mi segue da molto o magari mi segue su Twitter così lo sapete già che io ho una fissa nel fare le minestre e le zuppe, anche se sembrano una roba da mensa, però mi piacciono tantissimo e le faccio spesso perché mi piacciono. Però in particolare ultimamente ci sono due piatti che sto facendo sempre, cosa che tipo mangerò oggi a pranzo e a cena probabilmente. Allora, a pranzo spesso, perché non ho voglia di cucinare, star lì a pulire, fare, faccio semplicemente delle patate al forno, però le faccio in un modo forse un po' diverso, non lo so, cioè di base mi piacciono le patate al forno,
fatte con questa nuova ricetta che non è niente di speciale, ma uso un sale al curry che ho preso in Spagna e secondo me gli dà un qualcosa in più, ecco, patate con un'insalata a fianco e quello è il mio pranzo e mi piace mega tanto, sono super ossessionata e non vedo l'ora che sia ora di pranzo per mangiarlo, mentre spesso la sera è stato un esperimento che ho fatto con Alberto che a lui è piaciuto molto e anche a me, quindi sto continuando a farlo, è semplicemente del riso bianco alato e delle lenticchie, non è al curry, è con una spezia anche qua che arriva dalla Spagna quando siamo stati a Siviglia, e appunto quindi lenticchie e curry, che è una cosa tipo molto indiana, molto basic in realtà, molto semplice da fare, però è una cosa che mi piace tantissimo e quindi lo faccio sempre, e quindi questi sono i miei due piatti che praticamente compongono ogni mia giornata. A tal proposito, stavo pensando che una volta che sono tornata da Londra, però forse ecco no, magari a dicembre, perché poi non ho una settimana completa in cui sono a casa, però vorrei fare tipo un what I eat in a week per farvi vedere una settimana dei miei cibi, e fatemi sapere se vi potrebbe interessare come cosa, perché potrei fare semplicemente un what I eat in a day, però sarebbe un video di 30 secondi e secondo me non è interessante. Secondo me è più bello vedere proprio un'intera settimana comunque da vegetariana barra vegana, vegetariana intollerante al lattosio, che si concede comunque una pizza a settimana, ecco. Fatemi sapere se vi potrebbe interessare una cosa del genere, perché mi piace il cibo, mi piace parlare di cibo, quindi... E per finire vi voglio parlare di un'ultima fissa che ho ultimamente, ovvero certe canzoni, due in particolare, forse tre. La prima top in assoluto è Havana di Camila Cabello, non so mai come si pronuncia, e tra l'altro lei mi piace tantissimo, cioè ultimamente ho visto un sacco di interviste, cose con lei, perché mi capitavano sotto gli occhi, la trovo uber carina, cioè a parte il fatto che è bellissima, ma proprio di personalità mi fa morire, e quindi è tutta una combo molto bella, e la canzone io non riesco, cioè l'ascolto veramente tutti i giorni, tutto il tempo, a ripetizione. E sì, sono ossessionata. Ragazzi, non so se avessi visto il videoclip, ma lo trovo troppo carino, ce l'ho fatto vedere anche ad Alberto, che nel senso è talmente fissata che glielo ho dovuto far vedere ed è piaciuto anche a lui, quindi... E poi, forse perché YouTube ti mette tutte le hit una dopo l'altra, sono caduta sulla canzone New Rules di Dua Lipa, che appunto probabilmente tutti conoscono, però io di solito non ascolto queste cose. E anche questa, cioè, non so, il video mi continua a catturare, ogni volta che ce l'ho sullo schermo non riesco a non guardare, cioè non riesco semplicemente a ascoltare la canzone, devo guardarlo, perché è qualcosa di stramagnetico. E poi anche, non so, il testo, nella sua semplicità, c'è così tanta verità che ogni volta mi ritrovo lì a cantarla. Ecco, stavo per mettermi a riguardare tutto il video, anche se lo conosco a memoria, invece di fare il video, cioè capite? E la terza su cui ecco anche capito spesso, però è che l'ossessione non è a livello di queste due, è What About Us di Pink, che la trovo anche molto bella, però ecco, non raggiunge questo grado, non ha questo magnetismo, forse per il video che hanno le altre due, quindi... Ecco, questo è quanto. Bene, sono contenta di aver condiviso con voi le mie fisse che ho ultimamente. Fatemi sapere le vostre di quest'ultimo mese, di questo giorno, di questa vita. Voglio sapere tutto, così da trovare nuove ossessioni, perché ne ho proprio bisogno. E adesso vi vado a filmare il video di domenica e devo indossare qualcosa che non sia un pigiama e magari cambiare il rossetto per fingere che sia un nuovo giorno. Mettete un like a supporto di questa povera creatura ossessionata. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti, perché vorrei tanto rivedervi presto, tra un paio di giorni. Anzi no, forse domani, no, dopodomani. Ok, sono persa, il mio calendario mentale è distrutto. Bene, vi auguro una magica giornata, vi riempio di baci, ciao!